Ciao, bentornati sul nostro canale. Oggi siamo qui con un ennesimo video sul Si Natale. nota, vero? E tanto rosso natalizio. Rararara, rararara. Bene, questa era l'introduzione del nostro video di oggi. Dato che purtroppo questo Natale sarà diverso dai soliti Natali degli anni passati, perché non si possono vedere tante persone, perché non si può uscire la sera e vabbè, tutte le cose che già sapete, oggi vi proponiamo 5 idee abbastanza così carine, diverse un po' dal solito per passare il Natale in casa. Prima di iniziare, però, bisogna fare una premessa. Esatto, questa premessa riguarda il fatto assolutamente non vogliamo vedere facce tristi, perché uno può fare comunque altre cose, anche se diverse dal solito, però si può passare un bellissimo Natale lo stesso, quindi mi raccomando a tutti quelli che guardano questo video, non deprimetevi tutte le giornate di Natale perché avete pensato a delle cose che non potete fare, ma pensate comunque con positività e cercando di passare un bellissimo Natale allo stesso modo. E assolutamente, per favore, non parlate del Covid durante il Natale, basta, non se ne può più. Basta. Prima idea è banalissima, ma non lo è. Chi di voi non ha mai giocato a carte a tombola durante le festività di Natale? Che Grinch! Che Grinch! Comunque, moltissime persone, insomma, hanno questa abitudine. Visto che però magari saremo un po' meno persone, quindi potrebbe essere meno divertente e tutto, ci è venuto in mente che oltre a fare i soliti giochi di carte, sarebbe molto carino fare dei giochi da tavola, che in realtà io non ho mai fatti No. durante il Natale, tipo il Monopoli o il gioco dell'oca. E sarebbe carino perché questi giochi sono perfetti da fare in 4-6 persone, quindi quelle che servono. Quindi sarebbe una soluzione in alternativa ai soliti giochi che si fanno a Natale. E poi ci è venuto in mente che invece di fare la solita tombola, che si fa sempre, il solito bingo, non so, dipende insomma dalle abitudini. Si potrebbe fare una tombola un pochino più particolare. Invece di fare la tombola, diciamo, a soldi, tra virgolette, con i centesimi, no? Come si fa a Natale, sarebbe carino come premi mettere altre cose. Un dolcetto o una frase d'augurio. O che ne so, io qualsiasi cosa che vi venga in mente sarebbe sicuramente una cosa carina perché uno non sa cosa pesca e ci sta così in famiglia o con qualche amico. Non si può. Vabbè, Dobbiamo ancora leggere il DPCM, noi DPCM. non diamo dichiarazioni. Quindi questa era la nostra prima idea. Come seconda idea per passare questo Natale 2020 in modo memorabile, ci è venuto in mente che sarebbe molto carino fare una pesca di film di Natale. Siete in 6 persone, ogni persona invitata porta un suo film di Natale preferito e lo guardate tutti insieme. Oppure fate una pesca generale dove mettete dei bigliettini di 10 film, ne pescate due e guardate quei 2 film di Natale tutti insieme, mentre mangiate, mentre bevete, mentre non lo so, fate quello che volete. Alla fine è Ci sta carino anche così perché proprio mentre c'è il pranzo, sì. perché poi i film di Natale non è che devi stare lì a seguirli, No, cioè vabbè, una cosa è una leggera. cosa così da tenere come sottofondo che però ci sta. E quindi così almeno vedendo i film di Natale, magari stile americano, dove tutti fanno festa in 50 persone, Oh no, cercate rientra di no. nell'anima della festa. Fate finta di essere lì anche voi. E inoltre vi aspetterà in queste settimane anche un intero video su una decina di film di Natale che noi vi consigliamo. Quindi stay Mi tuned! raccomando, magari mettete quelli nella pesca. Ecco. E quindi questa era la nostra seconda idea. Come terza idea per passare questo favoloso Natale 2020, ci è venuta in mente un'ideona. Di solito
al pranzo di Natale, cena di Natale, Santo Stefano, pranzo, cena, cena di pranzo, della cena del pranzo. Sì, vabbè, abbiamo capito. Di solito il padrone di casa cucina per tutti i suoi invitati, però visto che saremo in poche persone, ci è venuto in mente che sarebbe carino che il padrone di casa e un'altra persona, magari dell'altra famiglia che va a cena, si sfidano in una gara di cucina e poi per il pranzo di Natale si mangia quello che hanno cucinato durante questa gara culinaria. E i commensali possono dare le loro votazioni e quindi poi stilare il vincitore. Esatto, e il vincitore vincerà un, che ne so, un pandoro d'augurio, che ne so io, quello che vi pare. E sarebbe una cosa molto carina, si potrebbe fare un menù per ogni parte, diciamo, con la sua proposta di antipaste, primo, magari l'altro, il secondo, il dolce, e secondo noi sarebbe molto divertente. Sì, sì, sì. O se no mi è venuto in mente che potrebbero anche sfidarsi tipo due bambini. Magari delle carino, due famiglie. Carino. Poi non si sa che cosa mangerete a Natale, però sai che è carino che magari i bambini fanno la mente, che propongono magari dei piatti con... E i genitori cucinano. Sì? Ci sta. E poi si dà il vincitore. Sì. Beh, secondo me sarebbe molto divertente. Sì, sì, sì. Un altro modo per passare questo Natale. Come quarta idea che abbiamo pensato per passare questo Natale del 2020, è un'idea molto bella. Sì, sì. Cioè, ogni persona che viene invitata dovrà dire che cosa vorrà fare nel Natale del 2021, per fare un Natale assolutamente memorabile, super il memorabile. Più bello di tutti i Natali mai vissuti, dato che questo sarà il più brutto. Quindi il prossimo anno deve essere per forza il più il bello. Il 2021 deve essere l'anno della svolta, sì, non ci piove. Quindi ognuno può pensare tutta la giornata di Natale, pensare a che cosa vorrà fare nel 2021, a dove vorrà passare il Natale del 2021, con chi vorrà passare il Natale del 2021, comunque tutte le idee che vi vengono in mente per pensare positivo per il prossimo anno. E così almeno cercherete di non pensare alle cose negative di quest'anno, ma pensare a che il prossimo anno sarà il più bello di tutti. Noi spoileriamo una cosa, ma che... non c'è nessuna certezza di questa cosa, è proprio lontanamente, però noi vorremmo tanto fare il Natale 2021 a New York. Qui l'ho detto e qui l'ho detto. E qui l'ho detto, noi l'abbiamo detto. Ci vediamo a Natale del 2021 per vedere dove saremo. A Monte Spaccato. No. Quinto modo per passare il Natale, questo si farebbe secondo me durante un po' la tarda serata, verso le 11 sì, di sera, sì. Così che sarebbe molto carino fare il gioco del mimo. Avete mai giocato al gioco del mimo? Io no. Io raramente, forse io non una mai. Due volte mi è capitato. Che il gioco del mimo, praticamente, se siete in 6 persone, metti 5 persone stanno da una parte e uno fa il mimo. E il mimo deve cercare di imitare un oggetto, una persona, un personaggio famoso, una canzone. E i 5 concorrenti, tra virgolette, devono indovinare quello che sta imitando. E sarebbe molto carino mettersi così a mezzanotte, tutti vestiti in pigiama o con un abbigliamento natalizio molto così allegro, rosso, verde, blu, non lo so, e mettersi lì a fare questo gioco. Se ci sono dei bambini il divertimento è proprio assicurato, ma se non ci sono pure, perché poi uno entra nell'anima del gioco, si potrebbero fare vari tipi, anche tipo imitazione di personaggi famosi, che quello cerca di imitare, che ne so, Lady Gaga, Angelina Jolie, che ne so, e gli altri devono indovinare che personaggio famoso è. Secondo me è divertente questa cosa. Bene, queste erano le nostre 5 idee per passare il Natale del 2020 in modo memorabile e non sempre dal punto negativo. Mi raccomando, qualsiasi cosa decidiate di fare, proprio qualsiasi,
Una cosa molto 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 importante da fare in questo Natale è assolutamente spegnere la televisione e non guardare il telegiornale. Almeno cavolo. Il 25 di dicembre. Cavolo, un po' di allegria, un po' d'allegria, ci sarà tempo per essere tristi. Sì. In questo Natale pensate a che cosa vorrete fare nel 2021, nel Natale del 2021, questa è una cosa molto fondamentale da fare. Esatto, in generale uno cerca di pensare ai buoni propositi per il 2021, ma faremo altri video su queste su questi argomenti. A gennaio usciranno una sfilza di video su produttività, come organizzarsi per il nuovo anno, come cercare di raggiungere i propri obiettivi, come dare una svolta a questo 2021, eccetera eccetera eccetera. Però insomma, iniziate a pensare. Per oggi è tutto, noi vi salutiamo, speriamo che abbiate passato con noi 5 minuti di divertimento in vista del Natale. E niente, lasciate un bel like se questo video vi è piaciuto e iscrivetevi qui sotto al nostro canale se ancora non l'avete fatto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Prossimo video, prossima avventura! Ah!